Buonasera, buonasera Don Regin, in primo piano la vasta inchiesta di Forbetti del Cartellino che dopo 8 anni arriva al capolinea, almeno al primo grado, 4 le condanne inflitte dal giudice, 2 le assoluzioni, un'inchiesta ovviamente ridimensionata. Facciamo il punto nel nostro servizio. 4 condanne e 2 assoluzioni, questo l'esito del processo di primo grado per la vasta inchiesta sui furbetti del Cartellino del comune di Sulmona. La condanna inflitta dal giudice Francesca Pinacchio è arrivata per 3 dei 4 imputati alla pena di un anno di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e risarcimento del comune di Sulmona, parte civile nel processo. Un anno e mezzo di reclusione più 1000 euro di multa è la pena per l'ex dipendente che era stato licenziato dall'ente, provvedimento annullato dal giudice. 2 le assoluzioni per la totale incapacità di intendere e volere al momento del fatto. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza nel 2016 nel comune di Sulmona aveva visto indagate inizialmente 48 persone per aver timbrato falsamente i badge ed essersi assentate senza giustificazione dal posto di lavoro. Dei 48 finiti sotto inchiesta, solo per la metà di loro arrivò l'avviso di garanzia di chiusura delle indagini per il filone penale che si è ridimensionato negli anni. Sostituto procuratore Stefano Iafolla, titolare del fascicolo, aveva chiesto in seguito 15 archiviazioni, 9 rinvii a giudizio. Alla fine solo 6 ex dipendenti, tutti in pensione, sono finiti davanti al giudice. Nel corso del processo hanno sfilato diversi testimoni, sono state svolte perizie su 2 di loro che hanno permesso di accertare la piena incapacità. In totale si contano solo 4 condanne più un patteggiamento che era stato concordato nel 2019 durante l'udienza preliminare. 3 i filoni dell'inchiesta in quello contabile che si è sviluppato davanti alla Corte dei Conti, 7 dipendenti su 18 erano stati condannati a risarcire il comune di Sulmona. Il filone disciplinare aveva visto un licenziamento solo, peraltro annullato perché giunto in ritardo. Trovato con 1,5 chili di droga, condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione, protagonista della vicenda giudiziaria, un 64enne del posto, che oggi ha incassato la pena più alta in tribunale. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. 4 anni e 2 mesi di reclusione più 1000 euro di multa alla pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona. Francesca Pinacchio, FB, 64enne del posto, processato con rito abbreviato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato fermato lo scorso 6 settembre all'altezza di Porta Napoli, poco dopo le 8. Nella sua vettura le fiamme gialle trovarono 800 grammi di hashish con THC-03, hanno detto gli esami, 400 grammi di hashish. L'attività fu estesa all'abitazione dell'uomo, qui la perquisizione effettuata dalle finanziarie aveva permesso di rinvenire ulteriori 34 grammi di cocaina senza materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. L'imputato aveva dichiarato di essere assuntore abituale di cocaina per scopi terapeutici. Dopo l'arresto l'uomo accusò malore tanto da ricorrere alle cure ospedaliere. Oggi la condanna è rigetto della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E ancora la cronaca giudiziaria, imbratta muri per perseguitare la sua amante. Un ex carabinieri ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione per stalking, una vicenda che rimbalza la vigilia della giornata dell'8 marzo dedicata alla donna. Sentiamo nel servizio. Una frequentazione extraconiugale durata per un periodo che una volta terminata aveva avuto per la donna uno strascico terribile, oltre 5 mesi di intimidazioni plateali con tanto di scritte sui muri. L'autore degli insistenti e prolungati atti persecutori è un 58enne residente in Alto Sangro, ex uomo in divisa, che questa mattina ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione davanti al giudice Francesca Pinacchio. Secondo l'accusa, dal novembre 2022 al marzo 2023, il 58enne, una volta terminata la relazione frequentazione con la donna, si sarebbe recato al bar frequentato dalla persona offesa, l'avrebbe inseguita con la vettura, l'avrebbe controllata pedissequamente con messaggi e appostamenti, ma c'è di più. Non rassegnatosi alla fine della storia, il 58enne avrebbe imbrattato i muri della statale e di altri quartieri con scritte ingiuriose, il tutto per far sapere al marito della donna che la stessa si stava intrattenendo con un'altra persona. In una circostanza, l'ex appartenente alle forze dell'ordine aveva perfino depositato alcune fotografie sui terreni del marito della persona offesa, assistita in giudizio dall'avvocato Cristian Rucci, uno stalking abituale che ha portato l'imputato a patteggiare la pena di 8 mesi che resterà sospesa nelle more di un percorso di recupero che l'uomo dovrà seguire per legge. A proposito di stalking, un anno di persecuzione alla sua ex, ammonito dal questore un 34enne in divisa che ora rischia addirittura l'applicazione di una misura cautelare. Sentiamo il perché nel nostro servizio.
Decine di messaggi al giorno, minacce, continue persecuzioni alla sua ex e alle persone alle vicine. La storia, l'ennesima di sopraffazione, arriva alla vigilia dell'8 marzo, la giornata internazionale dedicata alla donna. Protagonista della vicenda è un 38enne residente a Sulmona che è finito sotto la lente della magistratura per stalking per gli atti persecutori verso la sua ex, una giovane residente della città ovidiana. I due si lasciano, ma come avviene nella maggior parte dei casi, lui non si rassegna. Dopo le prime vessazioni documentate davanti agli operatori del commissariato di Sulmona, l'uomo è stato ammonito dal questore dell'Aquila Enrico De Simone. Si tratta di un provvedimento amministrativo inflitto dalla questura su richiesta della vittima, che costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere e dello stalking, per evitare che degeneri in condotte estreme, a volte con esiti drammatici. Non è stato così per il 38enne, che nonostante l'ammonimento ha continuato a perseguitare la donna con condotte sistematiche e abituali, almeno secondo le accuse. Un anno d'inferno per la giovane, costretta a subire minacce, pedinamenti, una raffica di messaggi, ma c'è di più. Il 38enne si sarebbe appostato anche nei luoghi frequentati dalla donna, avvicinando amici e conoscenti. Per questo, dopo una nuova denuncia, la squadra anticrimine della polizia che indaga sul caso ha mandato gli atti in procura, non esclusa per i prossimi giorni una misura cautelare. Solo il Tribunale di Sulmona nel 2023 ha avuto circa 50 sopravvenienze di cause legate alla violenza di genere, ne ha definite una settantina. Sempre nel capoluogo Peligno, nel 2023 sono 11 provvedimenti presi, 8 divieti di avvicinamento, 3 arresti. E torniamo a parlare dell'atto incendiario a Bagnaturo, perché dalle indagini dei carabinieri c'è un sospettato, un nome che è finito sul tavolo della procura, il nostro servizio. Sull'incendio di un'auto nella frazione Bagnaturo di Prato La Peligna, i sospetti sono caduti su una persona individuata dai carabinieri della compagnia di Sulmona. L'episodio risale al 10 gennaio scorso. I militari stanno indagando sul caso, raccogliendo indizi e testimonianze per risalire alle circostanze che hanno portato a compiere l'atto incendiario dell'auto, una 500L. I carabinieri hanno passato a setaccio le telecamere di videosorveglianza collocate nelle vicinanze, hanno agganciato le celle telefoniche. Sul tavolo della Procura della Repubblica, che aveva aperto un'inchiesta, ci sarebbe un nome. Al magistrato il compito di verificare gli elementi raccolti nel corso dell'indagine, che comunque non è chiusa. Erano circa le 4 del mattino dello scorso 10 gennaio, quando un residente della zona aveva avvertito il rumore delle fiamme. Accortosi della situazione, lanciò immediatamente l'allarme. Sul posto arrivarono i vigili del fuoco, spegnendo l'incendio, non senza fatica, mettendo in sicurezza l'intera area interessata dal rogo. L'intervento dei vigili del fuoco aveva evitato il peggio, perché erano stati messi in salvo moglie e marito, con altri 4 inquilini delle due abitazioni. Le fiamme, dopo aver avvolto e distrutto la vettura parcheggiata in strada, si erano propagate sulla facciata dello stabile, lambendo anche il garage dove era collocata una bombola del gas. Un mese prima il proprietario dell'auto presa di mira e la sua consorte si erano trasferiti nel quartiere. La vittima aveva riferito di aver ricevuto minacce. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Coop Ansape Terrantica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terrantica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà rustica e gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari.
Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Anzape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Napoleno sola mare. Tre prestigiosi appuntamenti per il prossimo mese di marzo presentati dalla Camerata Musicale Sulmonese al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona. Il concerto di Tullio De Piscopo e Tony Esposito dedicato a Pino Daniele. Il balletto moderno Alice in Wonderland e l'operetta La Vedova Allegra. Info e biglietti al numero 0864 212207 e sul circuito Ciao Tickets. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Pranzo o a cena, ristorante Pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. Anche quest'anno, per vivere la magia della Pasqua, l'antica dolceria L'Unica vi aspetta con il suo vasto assortimento di prodotti d'eccellenza, uova, colombe, ovetti, lind e caffarel e tanto altro, anche consegne a domicilio. L'antica dolceria L'Unica è a Sulmona, in corso video 231 e 208. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo, che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4.
Seconda parte, ripartiamo dalla politica. Negata la visita all'ospedale di Popoli, la segretaria del PD ieri insieme a Bersani aveva caricato piazza 20 settembre cantando Bella Ciao dal palco. Vediamo tutto nel servizio. La visita della segretaria del PD Schlein in programma stamattina all'ospedale di Popoli è stata bloccata con una disposizione del direttore sanitario dell'ASL di Pescara, Alterio Fortunato. Nella comunicazione firmata da Fortunato, inoltrata ieri al segretario regionale del PD Daniele Marinelli, si legge: in merito alla preannunciata visita istituzionale dell'onorevole Schlein, si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna, poiché contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico-sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi accompagnati da sofferenza. La segretaria comunque ha deciso di tenere un presidio all'esterno dell'ospedale, presenti tra gli altri il senatore Michele Fina e il deputato Luciano D'Alfonso. Ieri una piazza calda per Schlein e Bersani in piazza 20 settembre a Sulmona, dove i due al termine del comizio hanno intonato Bella Ciao e hanno caricato la piazza in vista delle elezioni sempre più vicine. Mattina, mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Allora, in Abruzzo questo campo è ancora più largo e che segnale potrà arrivare da questa tornata elettorale per la politica nazionale? Ma un insegnamento, si comincia a capire in Abruzzo, ma io penso non solo in Abruzzo, che i partiti sono degli affluenti, il fiume è l'alternativa. La gente è poco interessata a questo punto, vedendo questa destra, a chi prende un punto in più dei partiti. Come diceva Totò, è la somma che fa il totale, la gente è interessata alla somma. Lei sente il riservista del PD? Ma io sono riservista dell'alternativa, sono nel PD, però cerco da volontario, perché non ho nient'altro in mente, non di tirarlo il carro ma di spingerlo, mandando avanti le nuove generazioni, le nuove idee. E è una cosa faticosa ma molto molto bella, molto divertente. Lo cercano, mi scusi. Segretaria, lei aveva detto che la centrodestra aveva fatto promesse da Achille Lauro a proposito di promesse elettorali. Beh, allora, quando rubano i fondi del PNRR sulla Roma Pescara, poi a pochi giorni dal voto li ritirano fuori dal cappello, ma scopri che il cappello è il fondo di sviluppo e coesione che doveva fornire altri progetti alla regione, quindi vuol dire che hanno tolto con una mano, ridanno con l'altra, ma stanno comunque sottraendo risorse all'Abruzzo, quindi a casa mia è un furto mascherato. Quindi portano prima una scarpa, vi dico non vi preoccupate, dopo vi daremo quell'altra. Non hanno nemmeno messo la data di realizzazione dell'opera, quindi insomma ci sembra... L'ha detto perfettamente Pierluigi Bersani. Se vengono tutti questi ministri solo adesso, io domando a Marsiglio, ma dove è stato in questi 5 anni? Perché se avesse lavorato bene oggi farebbe il rendiconto di quello che ha fatto, non le promesse per il futuro. Sanità e scuola, se passa l'autonomia differenziata, che fine faranno questi? L'Abruzzo è una regione cerniera. Guardi, quello che svela il vero disegno, che è ancora quello secessionista della Lega, è che in questa riforma dell'autonomia differenziata non hanno nemmeno messo un euro. Allora, siccome abbiamo raccontato questa sera che è diversa l'aspettativa di vita di chi nasce a Reggio Calabria o di chi nasce a Bologna, quindi è un paese in cui le diseguaglianze territoriali sono già troppo forti, noi dobbiamo provare a ridurle e per ridurle bisogna metterci risorse e politiche. L'autonomia differenziata vuole creare pazienti di serie A e pazienti di serie B. In Abruzzo già oggi c'è più di 100 milioni di migrazione sanitaria verso le altre regioni, noi vogliamo invertire questa rotta. Ha chiuso la sua campagna elettorale anche la candidata di Forza Italia Antonietta Laporta. Si è tenuta ieri sera presso il meeting Santa Croce di Sulmona la serata conclusiva per la campagna elettorale di Antonietta Laporta. Alla serata hanno partecipato i segretari provinciali e comunali di Forza Italia, rispettivamente Gabriele De Angelis e Lorenzo Fusco, il candidato alle europee di Forza Italia Eliseo Iannini, i sindaci di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, Vittorio Carmine Presutti, il vice sindaco di Corfinio, Francesco Dinisio e Pettorano Sulgizio, Fabio Del Monaco.
La candidata La Porta, nel suo intervento, ha tenuto a ringraziare tutti i suoi sostenitori e i sindaci del territorio. Eccomi appena arrivata a questa serata che ho voluto dedicare a tutti i miei amici, i miei sostenitori, le persone che mi sono sempre state accanto, quindi mi hanno accolto qui fuori con un fiore e già mi hanno fatto emozionare, sono felicissima e speriamo che il 10 marzo questo territorio riesca ad avere un suo rappresentante. Scontro nel pomeriggio di oggi nella circonvallazione occidentale di Sulmona all'altezza del distributore di benzina tra una Panda e un motociclo guidato da un giovanissimo di 15 anni che è finito in ospedale, trasportato dall'ambulanza del 118. Fortunatamente per lui nessuna conseguenza grave, accusa dolori a una gamba e al polso. I medici del nosocomio Peligno lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso. Dalla prima ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia locale, che è intervenuta sul posto per accertare eventuali responsabilità, si è appreso che la vettura viaggiava in direzione ospedale, mentre il motociclo in direzione San Panfilo. Un impatto tremendo, fortunatamente non grave per i protagonisti dell'episodio. E ora la Magneti Marelli, fari accesi nell'incontro con la Confagricoltura. Sentiamo tutto nel servizio. Non basteranno le commesse con Stellantis per far dormire sonni sereni allo stabilimento Marelli di Sulmona. Nel confronto tenutosi oggi presso Confindustria, l'azienda ha illustrato la situazione dello stabilimento Peligno, più in generale degli altri presidi italiani. Confermate le commesse del Ducato fino al 2028, ma con alcune lavorazioni prossime alla scadenza. L'azienda inoltre non si è aggiudicata la gara per la piattaforma Lodge di Stellantis, fattori determinanti per la direzione aziendale. A giugno dunque potrebbe essere necessario l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. La causa è da rintracciare nel calo dei volumi delle previsioni del budget, che comunque andranno verificate. La situazione dello stabilimento di Sulmona è certamente quella che preoccupa maggiore. Lo stato di salute generale del gruppo Marelli invece è in miglioramento. Nel complesso possiamo quindi affermare che Marelli sta cercando di superare le fasi di difficoltà, di cui si avvertono tuttavia ancora effetti dolorosi, commentano FIM, FIOM, WILM, UGLM nazionali. Il rapporto con i clienti, in particolare con Stellantis, appare in miglioramento. Ciò consente di guardare con maggiore fiducia al futuro. Due progetti innovativi per l'ovicoltura sostenibile da parte della cooperativa Anzape. Ne parliamo nel nostro servizio. La cooperativa Anzape, in collaborazione con il PSR Regione Abruzzo 2014-2020 e l'Università di Teramo, ha organizzato un evento speciale per presentare due progetti innovativi che mirano a rivoluzionare le pratiche agricole e la produzione di olio d'oliva. L'evento, che si è svolto presso la sede della cooperativa, ha visto la partecipazione di numerosi esperti, ricercatori, agricoltori e studenti dell'Istituto Serpieri di Prato La Peligna. Il programma ha incluso due presentazioni dedicate rispettivamente ai progetti applicazione di tecniche agronomiche innovative a basso impatto ambientale per la produzione di olio extravergine di oliva della Valle Peligna, Gopei, Olivalpe, e sviluppo di nuove strategie gestionali sostenibili per la valorizzazione della carne di razza frisona da latte Baby Beef. A presentare il progetto Olivalpe, Fausto Ruscitti, presidente della cooperativa Anzape. Noi siamo convinti che l'olio che produciamo nella nostra valle è di qualità superiore. E come abbiamo qualche altra volta anche detto, per dimostrare questo occorrono i dati, occorre fare uno studio. E lo studio è ben articolato con l'Università di Teramo, l'Università di Perugia, con alcuni tecnici, diciamo, del settore. E quindi andiamo alla ricerca di capire se questo olio della Valle Peligna ha proprietà caratteristiche diverse dalle altre. Io sono convinto che queste caratteristiche le ha, però per avere le dobbiamo dimostrare. E come si dimostrano? Si dimostrano attraverso le ricerche. In che cosa consiste questa ricerca che stiamo facendo? Consiste nel analizzare tutta la coltivazione dell'oliva fino alla raccolta e quindi all'olio. Saranno fatte delle parcelle in tutta la Valle Peligna, in 7 comuni saranno fatte delle parcelle. Su queste parcelle vengono analizzate tutte le procedure affinché si arrivi a fare un olio eccezionale. Naturalmente, per arrivare a queste, per fare queste procedure, occorre occorre seguire tutte le fasi, dalla potatura, la concimazione, seguire la legagione, seguire lo sviluppo della drupa, fare i trattamenti e naturalmente fino alla raccolta. Però che cosa dobbiamo dire? Che in questo progetto tendiamo anche di non utilizzare le concimazioni azotate
di non utilizzare i concimi che potrebbero inquinare, quindi andiamo su concimazioni fogliari, su prodotti diciamo di nuova generazione, che non hanno nulla a che vedere con le vecchie, con i vecchi trattamenti. Per cui ecco, si tenta di fare anche una coltivazione, tra virgolette, si dice sostenibile, biologica, perché siamo convinti che solo attraverso queste innovazioni, solo attraverso questi percorsi, possiamo ottenere un olio di alta qualità. La fase finale di questo progetto cosa porta? La fase finale porta ad avere delle analisi fatte da istituti riconosciuti, e se noi riusciamo a mettere in evidenza che questo olio è effettivamente di qualità superiore, noi abbiamo fatto un buon lavoro alla Valle Peligna e alla nostra coltivazione. E quindi la finalità è questa. Speriamo di riuscirci. Ripeto ancora, io sono convinto che il nostro olio rispetto agli altri è di qualità superiore. Lo vogliamo certificare. Quindi se lo certifichiamo abbiamo un beneficio per tutto il territorio. Tra i relatori il professor Giuseppe Martino dell'Università di Teramo. Ora, oggi siamo qui per dare inizio a un progetto di ricerca che riguarda la carne bovina abruzzese, in particolare per valorizzare le carni di vitelli di razza da latte. Sono questi vitelli, diciamo, di scarto, in quanto non hanno un accrescimento tale da poter garantire un reddito diciamo, all'azienda. Sono vitelli maschi, appunto, di razza frisona, e hanno un valore molto basso, tant'è vero che gli allevatori di vacche da latte a circa 10 giorni di vita svendono a pochi soldi. Oggi noi vogliamo proporre un progetto che va a valorizzare le carni di questi vitelli, coinvolgendo ovviamente allevatori e anche diciamo, operatori del settore, quindi ci sono anche diciamo, aziende che in qualche maniera vendono le carni, e quindi insieme andremo a sviluppare un processo per valorizzare le carni di questi animali, detti anche baby beef. L'attività di ricerca del progetto è stata curata dalla professoressa Elettra Marrone dell'Università di Teramo. Questo progetto con particolare riferimento a quelli che saranno gli aspetti operativi della sperimentazione di campo e di laboratorio, che sarà implementata dal gruppo di ricerca dell'Università di Teramo, coordinato dal professor Martino, di cui io faccio parte e che oggi rappresento, e che dovrebbe portare da un lato a un miglioramento delle tecniche di coltivazione dell'olivo nella zona. In particolare ci stiamo riferendo a due cultivar autoctone che sono molto importanti da recuperare e valorizzare, che sono la cultivar rustica e gentile. Si tratta di un patrimonio genetico davvero interessante, anche perché ha delle particolari caratteristiche come la resistenza al freddo veramente peculiare. E, inoltre noi speriamo con questo progetto di arrivare all'acquisizione di una base di conoscenze che ci permetta di valorizzare l'olio extravergine d'oliva della Valle Peligna, e questa è una cosa veramente importante. E comunque l'obiettivo drenante di tutto il sistema complesso di prove, di operazioni colturali e elaiotecniche che verranno implementate è proprio la caratterizzazione di un olio extravergine di oliva prodotto nella valle, e soprattutto che cosa? Il suo riconoscimento con un adeguato marchio di qualità che possa valorizzare il lavoro degli olivicoltori in questa in questo ambiente che è marginale per clima, per suoli, e quindi in modo tale che possa essere l'olivicoltura in questa zona remunerativa, perché noi diciamo sempre che non deve essere l'agricoltore a pagare il prezzo del Green Deal. Come pensiamo di operare? Noi pensiamo di operare attraverso delle tecniche agronomiche innovative ed ecocompatibili, in particolare trattamenti di concimazione fogliare esclusivi, perché i trattamenti di concimazione fogliare esistono da moltissimo tempo naturalmente, però il nostro scopo è quello di sostituire alla concimazione al suolo la concimazione fogliare esclusiva, in modo tale da ottenere un risparmio nell'acquisto dei concimi, una tutela dell'ambiente naturalmente, utilizzando meno prodotti e essendo svincolati da naturalmente anche dalle condizioni idriche del suolo, potendo somministrare i concimi nel momento migliore, quello più opportuno nelle fasi fenologiche importanti per la pianta, quando ha maggior bisogno di questi prodotti, e anche sperando di poter ottenere
ottenere un miglioramento nella lipogenesi, da un punto di vista sia quindi la formazione dell'olio, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, cioè come composizione degli acidi, chimica degli acidi grassi dei trigliceridi. Questo ci dovrebbe portare a capire quali sono proprio le peculiarità di quest'olio prodotto nella valle, da un punto di vista anche organolettico, di sapori, di profumi e di caratteristiche anche nutritive e salutistiche, appunto dovute alla presenza di composti antiossidanti e di acidi grassi che abbiano un valore nutraceutico. Capofila del progetto Baby Beef, il dottor Erminio Penza, dell'azienda zootecnica La Villa. Noi oggi siamo qui per promuovere questo progetto tra aziende zootecniche, aziende di trasformazione e grande distribuzione organizzata, tutte sotto la regia dell'Università degli Studi di Teramo, che ci fornirà dei ricercatori e permetterà così di valorizzare appieno la promozione dei maschi di Frisona, uno dei rami più improduttivi nelle aziende zootecniche. Il professor Valeriano Di Gregorio, docente dell'Istituto Serpieri, ha sottolineato l'importanza per i ragazzi di questo tipo di progetti. Abbiamo voluto partecipare a questo convegno in quanto come Istituto Serpieri siamo presenti sul territorio e quindi tutto ciò che riguarda le applicazioni di tecniche agronomiche innovative a basso impatto ambientale sono chiaramente di nostro interesse. Il corso di studi del nostro istituto prevede ovviamente lo studio di diverse coltivazioni, fra cui l'olivo. L'olivicoltura nel nostro ambito territoriale è un settore di grande interesse economico, soprattutto perché l'olio di oliva extravergine è un olio particolare, è ricco di sostanze antiossidanti, cosiddetti polifenoli, l'europeina, oleocantale, oleacina, che fanno tanto bene alla nostra salute. Però dal punto di vista tecnico ed economico, la coltivazione dell'olivo ha una serie di problematiche. La bassa remunerazione degli investimenti che vengono effettuati. Noi troviamo nelle nostre zone oliveti addirittura abbandonati. Quindi questo convegno ha come obiettivo l'affinamento, l'applicazione di tecniche agronomiche che stimolano la produzione di numerosi apici vegetativi e quindi un aumento di produttività, ma tutto ciò a basso impatto ambientale, quindi con un occhio particolare ai trattamenti antiparassitari, anticrittogamici, alle stesse concimazioni. Perché per ottenere un olio di elevata qualità bisogna attenzionare anche queste tecniche agronomiche. Chiaramente il nostro istituto tratta anche gli aspetti economici dell'olivicoltura, quindi i costi di produzione, i conti culturali e tutto ciò che attiene l'attività imprenditoriale. Verso l'8 marzo è stata l'associazione La Diosa a incontrare i giovani, c'è ancora domani per la parità di genere, per usare film proprio per usare le parole del film della Cortellesi. Il 2 giugno 1946 le donne votano per la prima volta in Italia. L'associazione culturale La Diosa riparte da questa storica data per affrontare il percorso lungo e faticoso che le donne hanno dovuto e ancora oggi devono compiere per conquistare i propri diritti. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, cioè l'8 marzo, l'associazione continua il suo percorso di sensibilizzazione dei più giovani. Dopo il progetto di educazione sentimentale dedicato ai bambini delle elementari e delle medie, proprio oggi, 7 marzo, sono stati invitati 160 alunni alla proiezione del film C'è ancora domani, per la regia di Paolo Cortellesi. Al termine del film, le operatrici dell'associazione, insieme con gli insegnanti, hanno creato un momento di riflessione, di attenzione e sollecitazione dei giovani sulle tematiche della violenza di genere e del raggiungimento della parità di genere, sottolineando quanta fatica è stata necessaria e quanto tempo ci è voluto per giungere dove siamo oggi. Eppure,
Ancora molto deve essere fatto e proprio loro, le nuove generazioni, potranno essere il volano per raggiungere la tanto agognata e completa parità fra i sessi. L'appuntamento questa mattina al Cinema Pacifico, incontro con gli studenti della Scuola Media Capograsse e del Liceo Artistico. La dottoressa Gianna Tolis, presidente dell'associazione La Diosa. Quali sono gli obiettivi di questo incontro con i ragazzi e che cosa farete? Noi quest'anno abbiamo deciso di avvicinarci a questa data dell'8 marzo, che è la giornata internazionale dei diritti della donna, proprio parlando ai ragazzi dei diritti. Noi in realtà quest'anno abbiamo avviato un percorso di sensibilizzazione e di educazione con i ragazzi delle scuole medie, elementari e superiori. E quindi anche in occasione di questo 8 marzo abbiamo voluto continuare a parlare ai ragazzi e oggi parleremo appunto di tutto quel percorso che negli anni, nei lunghi anni, la donna ha dovuto fare per creare, per guadagnare diritti che invece per l'uomo erano scontati e soprattutto una riflessione su quanto è stato fatto ma su quanto c'è ancora da fare, perché a oggi ancora non abbiamo raggiunto una reale condizione di parità di genere. E questo è vero se pensiamo alla violenza domestica, per esempio, ma è vero anche se pensiamo al mondo del lavoro, in generale a tutte quelle situazioni in cui la donna ancora deve combattere per raggiungere gli stessi obiettivi e gli stessi diritti dell'uomo. Che farete adesso con i ragazzi? Abbiamo invitato i ragazzi alla proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. È un film particolare che offre moltissimi spunti di riflessione. Certo, quello più rappresentativo è quello sulla violenza domestica, è la storia di una relazione violenta tra un uomo e una donna, ma noi oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione invece sull'acquisizione di un diritto, che è quello del diritto al voto. E infatti ripartiamo proprio da lì, con un dibattito, da quel famoso 2 giugno 1900. Siamo in prossimità di un altro momento elettorale. Sì, infatti, il 10... E le donne voteranno sicuramente. Le donne voteranno, certo, oggi voteremo con una convinzione, una partecipazione diversa, ma i ragazzi devono capire proprio il lungo e faticoso percorso che è stato fatto per raggiungere il 10 marzo del 2024, dove invece votare per la donna è un fatto assolutamente normale. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. La statua verrà accolta nella cattedrale di San Panfilo per essere esposta alla pubblica venerazione dei fedeli il 10 marzo alle 16. La statua della Madonna di Lourdes, che partirà in pellegrinaggio lo scorso mese di settembre dalla campagna, arriverà nella diocesi di Sumonavalve i prossimi 10 e 11 marzo. Organizzata per commemorare i 120 anni di unità, la pellegrinaggio sta per fare tappa in Abruzzo con una delle due effigie utilizzate nel santuario di Lourdes. L'effigie sarà accompagnata da una croce che, spiega l'assistente ecclesiastico diocesano Don Vincenzo Cianfaglione, è composta da 20 tasselli in pietra colorati rappresentanti sia le 20 sezioni dell'Unità sia i 20 misteri del Rosario. Una croce completata dai presidenti di sezione a Lourdes a conclusione del pellegrinaggio nazionale dello scorso anno. Dopo la Santa Messa l'effigie verrà portata in processione nella Villa Comunale di Sulmona alle ore 21 per poi sostare il giorno successivo nella cappella dell'ospedale dell'Annunziata quale segno di consolazione. Un'orchestra per Pino Daniele con la musica della Camerata. Allora signori, come dicevo poc'anzi, ci sono tanti ospiti questa sera, voi lo sapete bene. In realtà diciamo che noi siamo gli ospiti di loro, perché loro hanno fatto la storia. Noi siamo semplicemente degli esecutori. Io sono cresciuto con questi brani, sono onoratissimo ogni volta, insomma, quando sono su questo palco e canto e suono i pezzi accompagnati da questi pionieri di questa musica, e l'hanno creata insieme a Pino, perché Pino era sicuramente un cantatore che aveva un grande guizzo geniale, ma aveva un entourage sicuramente che gli ha dato un grande manforte e grande fonte di ispirazione. Prima di presentare i grandi ospiti vorrei presentare una mia carissima amica, che è una mia collega. Ho condiviso tantissime cose belle, ci siamo laureati insieme in conservatorio a Napoli.
Signore e signori, un forte applauso a Simona Bow. Scusate se è poco, scusate. Ancora un successo della Camerata Musicale Sulmonese, lo spettacolo Un'orchestra per Pino Daniele, Giulio De Piscopo e Tony Esposito. A poco più di 9 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, questo spettacolo vuole essere un omaggio, un ricordo dell'indimenticabile cantautore napoletano, riproponendo esclusivamente musiche composte nei primi anni 80, che lo lanciarono definitivamente nell'Olimpo dei grandi artisti. La produzione dello spettacolo dell'Associazione Culturale Elio Mai. L'idea di questi riarrangiamenti, scrivono gli autori, nasce innanzitutto dall'esigenza assoluta di voler celebrare la scomparsa di un grandissimo artista attraverso la sua stessa eredità musicale, insieme alla voglia di offrire al pubblico un caleidoscopio di emozioni e sensazioni figlie di quell'approccio alla musica proprio e tipico di Pino Daniele. Il progetto, nato da un'idea del maestro Simone Sala, non vuole essere un tributo a una cover, un filone che non appartiene al mondo di quelli che pedissequamente hanno voluto ricordare e riproporre nella maniera più fedele possibile i grandi successi del cantautore partenopeo. Lo spettacolo a Sulmona ha ottenuto grande successo, molti convinti applausi degli spettatori hanno decretato tale successo. Al di là delle parole, vediamo una sintesi dello spettacolo che è anche, tra l'altro, un concerto. Tutta la tua vita sta di essere nella metà. www.onarivu.libu è il nostro sito internet che vi invito a visitare per restare aggiornati su tutte le notizie. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, una buona serata.